Everybody. Ciao a tutti e tutte, eccomi qui per un nuovo video, finalmente sono tornata. In realtà ho tanti video pronti, solamente che li voglio caricare a tempo debito. Quindi oggi torno con un current favorites, perché quest'estate non ho fatto nessun tipo di monthly faves. Quindi ho deciso di farne uno in cui raggruppo un po' i miei preferiti di questo periodo, di modo da condividerli con voi. Sono tutti prodotti di beauty, quindi direi beauty favorites, perché rispetto alle altre volte io non ho preferiti di altre categorie. Quindi iniziamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere, perché sono super entusiasta, sono due smalti, perché sì, credeteci, mi sono fatta crescere le unghie. Ce l'ho fatta, sono riuscita a smettere di mangiare le unghie e vi farò presto un video su questa cosa. Tra l'altro, questo smalto che ho su ora l'ho comprato oggi e lo faccio vedere su un vlog che ho pubblicato sul secondo canale. Quindi qua sotto trovate il link al vlog e al mio secondo canale se non siete ancora iscritti, perché in questo periodo, miracle, sto vloggando da morire. Quindi andate a vedere i miei vlogs, così che... sì, niente, è un pezzo della mia vita in più, visto che adoro condividere tutto con voi, condivido anche i miei vlogs. Bene, qua sotto. Vabbè, insomma, torniamo ai nostri smalti. Il primo mi è stato regalato a qualche incontro, purtroppo non mi ricordo quando né dove, ed è fichissimo. È uno smalto della Kiko, della collezione Quick Dry, ed è completamente nero. Ora è il numero 819, ve lo faccio vedere. Spero voi lo vediate, perché non riesco a metterlo a fuoco molto bene. Comunque è questo Quick Dry, super vero che Quick Dry, perché si asciuga davvero in 2 secondi. È una cosa che io adoro negli smalti, perché quando ci mettono troppo tempo ad asciugarsi mi si rovinano, perché io sono talmente maldestra, punto primo. Punto secondo, non riesco a stare ferma, quindi non riesco ad aspettare ferma così che il mio smalto si asciughi, perché ho sempre troppe cose da fare, quindi devo prendere e mi si rovina sempre. Quindi ottimale per persone come me che non sanno stare ferme. E poi il nero è un colore che mi piace da morire sulle unghie, ma veramente tantissimo. Infatti l'ho usato tantissimo. Con questo smalto è impossibile capire se sta per finire o no, perché è tutto nero. Non si capisce, però vabbè, l'ho usato tanto. Altro smalto che mi è piaciuto un sacco è questo, sempre di Kiko, della collezione normale, ed è grigio, ed è il numero 327. È un grigio diverso da quello che ho su adesso, perché questo è più un grigio che tende al viola, rosa, nude, mentre questo è proprio grigio, grigio chiaro. E mi piace un sacco perché è molto autumn, molto questo periodo dell'anno, e l'ho usato parecchio. Quindi sì, decisamente mi piace. Parlando di make-up, ho da farvi vedere un po' di cosine. Allora, la prima è questa terra di Sephora, che vi ho sicuramente già fatto vedere. Non la usavo da un po', perché quest'estate ho usato tantissimo quella di The Balm, che è teoricamente un illuminante, ho scoperto. Vi ho fatto vedere quella terra in un make-up tutorial. E era shimmer, quindi per l'estate era perfetta. Ora sono tornata ad usare terra opaca, siccome la mia pelle una settimana dopo le vacanze torna a essere color cadavere, adoro usare terre matte opache e soprattutto non troppo scure, come vedete molto molto chiara, molto naturale. Ce l'ho anche su oggi, tra l'altro, non so se si vede dalla telecamera, però dal vivo si vede. E mi piace tantissimo questa terra perché è molto molto naturale, molto nude, l'effetto che piace a me. Per questa stagione preferisco davvero tanto le terre opache, perché d'inverno, soprattutto quando vado a scuola, non riesco a farla stare ferma, soprattutto quando vado a scuola odio truccarmi troppo, far vedere che sono truccata troppo, quindi terra nude è perfetta perché praticamente non si vede, però si vede, cioè... capito quell'effetto vedo non vedo che mi piace da morire. E questa è molto molto valida per chi ha la pelle chiara come me. Questa è la più chiara che esiste ed è la numero 1 di Sephora, Clear Light. Tan tan tan, incredibile, lei inizia a usare il blush. Mai usato il blush in tutta la mia vita, perché li ho sempre trovati un po' troppo pesanti. Più che altro non sono mai riuscita a trovare un colore che mi piacesse su di me. Un giorno sono andata a casa di Sofia e
lei aveva questo blush di MAC che non usava, perché lei in generale non usa il blush. Così mi ha detto, senti, io non uso questo blush, tieni. Io, oh, grazie! Come sapete io sono innamorata dei prodotti di MAC, mi piacciono tantissimo. Solamente che non li compro perché costano troppo, quindi o me li regalano, o me li regalano, perché non mi va mai di spendere così tanto per un prodotto di make-up. Quindi ringrazio Sofia perché ho questo blush, è il Pro Longwear Blush Stay By Me Sample, matte, super chiaro, sì, esattamente come si vede nella videocamera. Mi piace tantissimo perché è super naturale, super opaco, io adoro in generale il make-up opaco. E questo blush è davvero il colore perfetto per me, per come piace a me il blush in generale. Molto molto chiaro, molto naturale. Posso metterne anche a quintali e si vede il giusto. Quindi sì, assolutamente, questo blush mi piace da morire. Prodotti per le labbra. Ho questi due prodotti da farvi vedere. Il primo è questo rossetto della linea, quella con questo packaging che si apre così, oh, magico. Questo rossetto è il 614 di Kiko ed è questo colore qui. È tipo un rosa tendente al viola. Ora ve lo faccio vedere magari sulla mia mano. È questo qui, questo è quello che ho su adesso. È questo qui ed è fantastico, mi piace tantissimo, soprattutto in questo periodo dell'anno, appunto. Lo metto davvero davvero spesso perché non è troppo appariscente, ma rende le labbra, diciamo, le protagoniste del viso. Quindi, non so cosa sto dicendo. Quindi mi piace davvero davvero tanto questo colore. Inoltre col mio incarnato secondo me sta molto bene. Dopodiché ho una matita. Io ho tutto di Kiko. C'è una cosa impressionante. Ho questa matita di Kiko. Oh! Ed è, sì, la numero 710. Questo è il mio colore, proprio il mio colore di rossetto, da qua non si vede. Ed è questo colore qui, ora ve lo faccio vedere. Questo colore qui è il colore della mia vita, assomiglia tantissimo al Diva di MAC, anzi è quasi lo stesso colore. L'unica differenza è che questa è una matita. Tan tan tan, matita opaca long lasting, costa tipo 3 euro mi pare, non mi ricordo. Tan tan tan, Diva di MAC, è un rossetto, costa 19 euro. Cosa preferisce Lea? Chiaramente la matita. No, in realtà il Diva di MAC è inimitabile, il mio rossetto preferito è il rossetto della mia vita e io lo sto per finire, infatti dovrò ricomprarlo. Però, siccome ci tengo tanto a quel rossetto, proprio quel rossetto, perché me l'ha regalato una mia amica, non volendolo finire ho comprato la matita che è uguale, identica. Dura un po' di meno del rossetto, devo dire, perché dura leggermente meno del Diva di MAC. Quel rossetto è fantastico, indelebile praticamente. Ma sì, questa è un'ottima alternativa, mi piace un sacco. Sia il colore che la matita in sé, come consistenza, è molto cremosa, mi piace. E poi con la matita si è sempre più precisi. Parentesi. Ultimo prodotto è un prodotto beauty, però per la skincare. Questo è il gel detergente idratante Cleansing Moisturizing Gel Fresh Touch della Dermolab, pagato 8,90 euro o 9,90, non mi ricordo più bene. Fatto sta che è quasi finito ed è appunto un gel detergente che io ho amato in tutte le occasioni del mondo. Toglie l'olio in eccesso sul viso, idrata in profondità, lascia la pelle morbidissima e molto molto pulita, davvero pulita, e mi piace da morire davvero. Questo penso che sia il mio gel detergente preferito in tutti quelli che ho provato fino ad adesso, che non sono pochi. Davvero 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 buono. L'ho comprato al primo Tigotà che ho trovato, quindi è facilmente trovabile nei negozi tipo acqua sapone, Tigotà, questo genere qui. Adorabile, adorabile. Bene, questo video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video del genere, mi raccomando, thumbs up on this video. Qua sotto nell'info box trovate tutti i link per i miei social network.
non solo, trovate anche un indirizzo in cui potete mandarmi i vostri pacchi, i vostri regalini che mi piace tanto ricevere perché siete così carine quando mi inviate le letterine. E magari farò presto un unboxing se avrò abbastanza cose da far vedere in un apriamo i pacchi video. Detto questo, io vi mando un bacino grande e noi ci vediamo presto.